Ciao amici dell'infinito, sono Loki e oggi abbiamo qualcosa per disegnare. Non è così, ragazzi? Oh oh! E mentre io me la spasso su un letto di rifiuti, disegniamo Thanos, che è il motivo per cui tutti voi siete qui. Ok, gli facciamo un bel testone qui dove c'è il mento tutto rigato. Una patata! Ma d'altronde Thanos è un po' una patata. Poi gli facciamo tutte le righette che ci sono sul mento. Poi gli facciamo due begli occhioni cattivi, due rughe importanti, l'orecchio. E qui ci sarà l'importantissimo guanto dell'infinito che poi ridisegneremo per attivarlo con tutte le gemmine. 2, 3, 4, 5. E quella gigante. E adesso lo coloriamo? È venuto bene questa volta, meno male. Lo stiamo sblorbando. Sblorb, 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 sblorb. Ora scegliamo un altro colorino per il guanto. Così, così e così. E abbiamo il nostro Thanos. Abbiamo fatto quella dell'anima, della realtà, questa è del tempo. Ora facciamo questa della mente, quella del potere e quella dello spazio. Vediamo se siamo riusciti a diventare Thanos. Oh mio Dio, letteralmente sono Thanos, però credo che non possa ancora usare il guanto dell'infinito. Ragazzi, avete bisogno di aiuto? No, come no? Non andare a chiamare Iron Man, eh? Guarda, ti vedo, sta andando a chiamare Iron Man. Abbiamo preso la spada di Thanos. Oh mio Dio, quanto è grande. Guarda che poi lì ti tagli il pippo, Thanos. Prima che quell'uomo chiami Iron Man e tutti gli Avengers, noi dovremo riattivare il nostro guanto. Ma prima di farlo, ok, riponiamo la nostra spada gigante. Dovremo provare un attimo i poteri di Thanos. Oh mio Dio, posso saltare letteralmente ovunque sui palazzi. Thanos il titano. Voglio raggiungere un punto molto, molto in alto. Più in alto di così credo che non possiamo arrivare. Quindi attiviamo finalmente il guanto dell'infinito e lo otterremo anche nella vita reale. Questo era carino, ma non ce l'ha fatto proprio attivare. Iniziamo col mignolino. Poi facciamo l'anulare. Così vi insegno anche come si chiamano le dita. Ma chi lo saprete già? Il dito medio che serve per mandarmi a quel paese. L'indice e infine il pollice. Sembra più un guanto, quelli per pulire in cucina e per lavare i piatti. Ma noi lo faremo diventare il guanto dell'infinito semplicemente aggiungendo delle gemmine. Ecco fatto. Tutte le dita storte le ha le ho spaccate tutte. Coloriamolo subito. Realtà, anima, mente, tempo, spazio e potere. E infine coloreremo il nostro guanto. Tung tung tung. Vediamo se l'abbiamo ottenuto. GTA. Credo che abbiamo sbloccato tutto il vero guanto, il potenziale del guanto. Ci sono alcune che non posso selezionarle perché forse dovremo disegnarle. Proviamo con il potere del guanto normale. Ok, in autostrada mi sembra il luogo ideale. Dall'altra parte. Ok, vediamo cosa posso fare. Oh mio Dio. E cosa gli fa? Abbiamo preso tutte le macchine. Oh, scusami. Gli ho dato, bong, una culata. Giusto, come abbiamo preso il guanto su GTA, ce l'abbiamo anche nella vita reale. E adesso sbloccheremo tutte le varie gemme e vi farò vedere tutti i poteri. Primo potere, abbiamo visto che è devastante. Possiamo rallentare anche il tempo, perché forse abbiamo anche la gemma del tempo che ci permette di fermarlo un pochino. Guardate quanto van lente le macchine. E se io imposto questa macchina qui, oh mio Dio, cosa ho fatto? Più tengo premuto, più oggetti riesco a raccogliere per poi distruggere il mio bersaglio. Se è fortunatissimo, c'era il ponte. Posso sollevare dei veicoli? Sì, tutti in alto, piccoli. Alzate le vostre mani al cielo. Scrivete nei commenti una bella manina gialla come il guanto di Thanos. Voglio andare a provare una cosa. E con la super velocità di Thanos ci stiamo arrivando in un nanosecondo. Oh mio Dio, siamo molto vicini. Eccoci arrivati. Salve signori. Signorina, non le dà fastidio che io sia alto quasi 3 metri? Va bene. E allora fermiamo il tempo. Alziamo tutti i pedoni. Sembra che stiano venendo rapiti dagli alieni. Ora. Oh mio Dio. Non so perché, ma
la mia gemma del tempo non funziona proprio come dovrebbe. Perché cammino tutto rallentatore, vedo tutto. Sto bloccando il tempo, non so come ho fatto. Io posso andare veloce, ma loro continuano ad andare lenti. Oh, sono Thanos. Abbiamo questa visuale bellissima sulla gemma del tempo, del guanto dell'infinito. Potete lasciare un bel mi piace, anche perché la gemma del tempo si trova proprio sul pollicione del mi piace. Thanos, però non possiamo fare il video a due all'ora. Ora possiamo rallentarlo normalmente il tempo, sollevare tutte le persone e schiantarle. Ma vanno un po' troppo in alto, no, non credete stiano andando un po' troppo in alto? No, l'aereo! Gli entrano dentro le turbine dell'aereo. Aiuta! Ok, il nostro bersaglio è lui. Sta provando a scappare, ma proviamo a schiantarli tutte le persone come dei proiettili. Va bene, disegniamo il prossimo potere. Vediamo nella ruota della fortuna dei poteri quale possiamo prendere. Fermo il mouse, non guardo, non guardo, sono bendato. Gli occhi neri! Ok, che cos'è? Penso sia la gemma dell'anima. Possiamo resuscitare le persone e rubargli l'anima. Benissimo! Nuovo disegno, addio guanto dell'infinito. Ora faremo una cosa che c'è dentro ognuno di noi, ma non si può vedere. E stiamo proprio parlando dell'anima. Ha le braccia un po' così perché sta fluttuando nel nulla. E indovinate da dove sta uscendo? Sta uscendo proprio da una persona che ormai è morta. Sì, gli esce così dalla bocca. Quando le persone muoiono, l'anima esce. E potrebbe sì andare in paradiso, ma Thanos le cattura prima ancora che possano andarsene nell'aldilà. E noi saremo capaci di rimettere, rincastrare quell'anima all'interno di un corpo per farlo risorgere. Vediamo se abbiamo ottenuto il potere di risorgere i morti su GTA 5. Proviamo, vediamo. Prima di tutto voglio rubare l'anima di una persona. Voglio rubare l'anima. È inutile che scappate, arriverò anche da voi prima o poi. Quando schioccherò le dita, metà delle persone spariranno. Voglio prima di tutto rubare l'anima di questa fumatrice. Oh mio Dio! Oh mio Dio! L'ho rubata! Ce l'ho dentro di me! Oh no, non la sento! Mi è venuta voglia di fumare. No, che schifo. Signorina, lei mi ha provato a fumare? No? Bene, la tua anima è mia, grazie. Si è spiaccicata così! È più che morta. Si vede un po' di succo di donna che sta uscendo. Quindi ora proveremo a far risorgere i morti. Cambiamo il potere. Il resuscita i morti. È tornata. Come se niente fosse. Ma neanche un grazie. Cioè, effettivamente l'ho ammazzata io. Però almeno un grazie che mi hai risparmiato. No? E allora muori di nuovo. Ecco, ciao. E in questo vecchio parcheggio ci divertiremo a disegnare un nuovo potere. Vediamo quale può essere. Ruota della fortuna dei poteri. Oh, la gemma del potere. Dopo che abbiamo rubato l'anima e fatto risorgere i morti, possiamo fare un nuovo disegno. Disegniamo il nostro guanto dell'infinito a forma di pugno. Lo coloriamo tutto. E ora disegniamo un mega raggio della morte. E qui facciamo tutti più 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 più. Non so se funzionerà. Proviamo. Proviamo a vedere se ce lo fa. Sì, adesso fa cliccare. Oh mio Dio. Fortissimo, ho fatto un buco nel terreno. Tu stai bene, sei sicuro? Mi dai un chili dog? Se non me lo dai, guarda che Sonic si arrabbia. Oh cavolo, sto rilasciando tutta la rabbia di Sonic perché non gli hanno dato i chili dog. Tu, scusa? Ci manca l'ultimo potere, che è questo. Oh mio Dio! Devastazione 360 gradi! Guardate cosa succede se salto in prima persona. Mi sto caricando! Mi è tirato dalla testa! Ok, basta, ti prego. Proviamolo in prima persona. Oh mio Dio! E la polizia non si è ancora fatta vedere, stranamente. Però ora l'ho chiamata io, l'ho chiamata col mio telefonino. Camion dei pompieri, li ho fatti uscire tutti. Sono arrivati i militari. Al mio schioccare delle dita, scatenate l'apocalisse. Oh mio Dio! Altri militari, eh? Bene, e allora beccatevi un bel raggio della morte. Un altro camion ed esploderà. Se questa cosa non ci bastasse, possiamo resuscitare anche i morti? Beh, mi ha resuscitato solo le gambine. Dove sta andando?
No! Venite attorno, bravi ragazzi! Voglio un altro potere. Ci mettiamo un attimo qui al sicuro e disegniamo. Il prossimo potere nella ruota dei poteri è... che cos'era? Lancia meteoriti. E gli altri quali sono? Non posso vederli. Questo è stato bellissimo. Proviamo il nuovo potere. Ho visto che oltre al meteorite c'era anche un buco nero. E penso che i buchi neri si disegnano così. Un bel buco nero. E dentro ci facciamo che vengono risucchiate tutte le persone che fanno... Aiuto! No! Mi stanno risucchiando! Aiuto! Vi prego! Bene, vediamo se abbiamo sbloccato almeno il buco nero. Il meteorite non lo so. È diventato un po' affollato questo cantiere, eh? Bene, e allora... Posso cambiarla adesso? Sì! Possiamo cambiare il buco nero! Possiamo cambiare la gravità! Vediamo! Stanno sollevando tutto per aria. Che bello, lui sta fluttuando. Non riesce più a capire qual è il sopra e qual è il sotto. E se la cambio di nuovo? Oh mamma, sono caduti tutti. Ok, su, giù. Su, giù. Potrei divertirmi così all'infinito. Su, giù, su, giù. Prima o poi muoiono. Elicottero? So che dovresti stare in aria, ma... Ecco, così. No, non così. Siete arrivati anche voi, ragazzi? Volete farvi un giretto là sopra? Dobbiamo ricambiare di nuovo la gravità. Oh, oh, quante cose c'erano là sopra? E ora sputerò fiamme. Ah, posso attrarre tutte le fiamme dei veicoli in fiamme? E poi cosa posso farci? Posso fare un lanciafiamme. Posso prendere tutte le fiamme e poi lanciarle come un lanciafiamme. Ma che cosa. L'unica cosa che non abbiamo ancora provato. Thanos, facci vedere il meteorite. Da dove arriverà? Dal cielo? Oh, mi ha quasi colpito. Thanos, è meglio andare via da qui. Spero che qui non mi diano fastidio. Volevo provare i miei poteri. Oh, oh, cosa sto facendo? Sto trasportando macchine a caso. Tipo, voglio colpire quel camion. Vediamo. Oh, macchine della polizia. Quanta roba. Cosa sta succedendo? Diciamo che è diventato un bel disastro questo porto. Buco nero, signori, buon viaggio. Sta risucchiando tutto. Ha risucchiato completamente tutto. Ogni cosa che ci passa attorno viene risucchiata. Anche voi, signori, un bel viaggetto verso il buco nero. Bene, a questo punto ci mancano pochissimi poteri. Proviamo quello della mente. Quello del buco nero era fantastico. Ma adesso proviamo a disegnare un bel cervello. Un bel cervellino così. Dovrebbe essere facile disegnare un cervello. È semplicemente una cacca rosa con un po' di cosine così. Sì, questo è un bel cervello. E possiamo controllarlo. Con queste lineette qui controlleremo il cervello e la mente delle persone con la gemma gialla della mente. Mi dispiace ancora per Visione. Vediamo se possiamo usare la gemma della mente. Ok, vediamo qual è la gemma della mente. Questa, posso? Sì. Posso ad esempio farti cambiare idea a te? Ti faccio il lavaggio del cervello. E ora dovresti essere un mio aiutante. Sì! Bravissimo, spara i tuoi amici poliziotti. Faccio diventare anche te. Ti faccio un bel controllo mentale. Tanto non c'hai i capelli, quindi è più facile controllarti. Bravissimi ragazzi, sarete il mio esercito. Anche tu. Gli sto regalando tramite la gemma dello spazio. Gli sto regalando delle armi con cui loro possono combattere. Vedete, le prendono. E adesso ho la mia armata personale. Mi è venuta in mente una cosa un po' malata. Dobbiamo un attimo fuggire da qui, tornare in città e trovare una ragazza. È brutta come cosa da pensare e da dire, ma se possiamo controllare la mente di chiunque, nessuno potrà mai più dirmi di no. Anche se sono sposato e non mi interessa assolutamente. Dobbiamo solo trovare una ragazza. Ma è una ragazza per Thanos, non per me. Mi sono dimenticato il treno. Possiamo fare qualcosa solo contro il treno. Posso tirargli una meteora sopra? Vai! Una meteora sopra il treno! Cosa? Ho fermato il treno! È entrato di qui, ma...
L'ho fermato. L'ho veramente fermato. Posso cambiare la gravità? Non ci credo. Non ci credo, abbiamo fermato il treno. Ma è possibile? E allora andremo in spiaggia a trovare le ragazze. Ciao, vuoi essere la mia ragazza? Sì, lo vuoi. Adesso anche tu sarai la mia ragazza. Anche tu sarai la mia ragazza. Forse no, però non giudico. Anche tu, piccola. E tu, ragazze? Thanos, ma cosa mi combini? Ma cosa mi combini? Oh mamma mia, cosa mi hai combinato? Ciao, ciao e ciao. Stanno litigando per chi vuole essere mia moglie. Ma ora disegneremo la gemma della realtà. La gemma della mente è stata utilissima e anche divertentissima. Ma adesso volevo disegnare una scimmia. Mi chiederete perché una scimmia, Locke? Perché adesso potremo trasformare qualsiasi persona in quello che vogliamo. La gemma della realtà ce lo permette. Ma cosa stanno diventando questi episodi? Io che disegno le scimmie con le banane. In un episodio di Thanos, che c'entra? Vai, una bella banana. Ecco qui, sarai felice. E ora vediamo se possiamo usare la gemma della realtà. Ok, dovrebbe essere questa rossa. Possiamo, sì. Cos'è Splash? Cosa ho fatto? No! Lo faccio diventare acqua! Lo faccio diventare Coca-Cola! Oh, scusami. Puff! Tutte le cose che esistono diventano acqua! Posso risolvere il problema della disidratazione mondiale? Vedete, è diventata tutta acqua! Oppure possiamo trasformarli in pietra! Non ci credo, l'ho fermato! No! L'ho distrutto! Ma anche la macchina? Oh, cacchio, lo fa... Oh, oh, sta cadendo! Togliti da lì, ragazzi! Ecco. Ma adesso diventerai una scimmia! Cosa è diventato? Che animale è? Ma no, un cane, un Rottweiler. Ma che... Cosa mi abbai? Ma smetti. Cosa c'è, una gallina? Ho trasformato anche qualcuno in una gallina. No! Cagnolino, scusami. Voi diventate... No, come la macchina è diventato un pesce martello. Uno squalo martello. Una scimmia! Eccola! C'è un'altra. No, questo è un cane. Questo è un pollo. Quello è una scimmia. Un'orca assassina. Tu cosa diventerai? Che animale è? Un maiale. Se voi poteste essere un animale, che animale sareste? Che belle le maschere. C'è la maschera della scimmia. Ed infine posso annunciarvi che potremo finalmente schioccare le dita del nostro guanto. L'ultimo potere, che è quello in basso, ci permette di fare un raggio dell'infinito. Quindi ci mettiamo dietro questa staccionata blu e disegniamo, anche se la scimmia era bellissima. Questo sarà facile, dovremo prendere tutti i colori dell'arcobaleno e disegnare semplicemente un arcobaleno. Più facile di così non può essere, perché metteremo assieme tutte le gemme e con uno schiocco di dita funzionerà. Spero che veramente vengano uccise metà delle persone. Mancano pochi colori. Dai, manca solo uno. E... LGBTQ+. Ora, mettendo assieme tutte le gemme dell'infinito nel nostro guanto, dovremo poter... Vediamo... Sì, sì! Ora, posso... Boom! Non potevo ancora tirare i pugni! Vi nascondete dentro le casine, usate le persone come scudo umano? Ma Thanos vi vede ovunque! Boom! Ecco l'elicottero, è quello che stavo aspettando, perché voglio usare il mio raggio dell'infinito. 3, 2, 1, vai Thanos! Ok, e ora arriviamo qui, ci fermiamo a mezz'aria e attiviamo il nostro guanto dell'infinito. Boom! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra! È fortissimo sto raggio! Boom! L'ultimo! Per poi finire questo video. E lo finirò con uno schiocco di dita. Aspettiamo che ci siano un po' di persone per schioccare le nostre dita. 3, 2, 1... Si stanno sgretolando. Sono scomparse. Sono scomparse tutte. Posso rifarlo di nuovo? Oh oh. E se lo rifaccio ancora?
Sempre la metà della metà della metà della metà della metà delle persone viene disintegrata, le vedete? Prima o poi questa diventerà una città fantasma. Ragazzi, non c'è più nessuno per strada. Le macchine sono vuote. È completamente deserta la città. Non c'è più nessuno. Ci sono tutti i motori accesi perché stavano andando. Oh mio Dio! Che spavento, è caduto un elicottero. Era ancora in cielo quando ho schioccato le dita. Siamo finalmente soli. Dall'occhio è tutto. Lasciate un mi piace dell'infinito e un emoji di una manina gialla dell'infinito. Dall'occhio è tutto. Ciao!